bilancia, luna molto bella che finalmente porta un po' di sole, di aria nuova anche nella vostra vita, ne avete bisogno, una luna che vi permette di sfruttare al meglio anche questo Marte che transita nel segno del Sagittario. È un Marte che vi vuole dinamici nei rapporti con gli altri, nelle amicizie, nei rapporti anche professionali, quindi non dovete starvene chiusi lì in un cantuccio in attesa che le cose accadano, dovete essere voi a provocarle, dovete essere voi a darvi da fare, a mettervi in evidenza, a mettervi in mostra anche per quanto riguarda l'amore, no? Siete voi a dover fare la prima mossa e sappiamo quanto questo sia complicato per un segno sempre un po' indeciso come il nostro. Andiamo al segno dello Scorpione.